Ritengo questa giornata molto importante perché noi, insomma, sono diversi anni che partecipiamo all'evento di comunicazione italiana, ma a eventi di questo tipo, e devo dire che è la prima volta che mi capita di vedere maggiore concretizzazione di alcuni elementi. In particolare, il primo tema è la presa di coscienza, ovvero l'essersi resi conto che il cambiamento che sta avvenendo sta toccando le aziende dal di dentro e quindi occorre fare qualcosa, altrimenti le aziende verranno travolte da questo cambiamento e faranno la fine di molte aziende che conosciamo, tra le più note Nokia, Blockbuster, no, i vari casi di studio, anche alle più recenti che stanno chiudendo per l'avvento di nuove idee e nuovi modi di fare business. Evidentemente la funzione HR, che è la funzione oggi presente in questo convegno, ha un ruolo fondamentale. O se ne rende conto oppure verrà travolta anch'essa. E quindi un tema che è venuto fuori oggi molto, molto forte è la presa di responsabilità. Cioè il direttore HR deve assumersi la responsabilità di prendere delle decisioni, non può subirle come fa nella maggior parte dei casi. Se si assume la responsabilità può guidare anche le decisioni. Altrimenti sarà difficile. Per fare degli esempi concreti, a me piace parlare sempre di cose concrete, se un'azienda decide di licenziare perché ritiene di non avere le competenze che servono per competere, di dover cercare all'esterno, il direttore HR può fare la differenza, può decidere invece di investire sulle persone interne per far crescere queste competenze, per esempio. E invece molto spesso i direttori prendono gli input che arrivano, li eseguono e sono lì alla finestra a guardare quello che accade. E in quest'ottica, se lei dovesse approcciarsi a un giovane, no? Che si affaccia a questo mondo del lavoro che sta cambiando, ecco, cosa sentirebbe di consigliargli? Allora, la figura, diciamo i giovani, quindi le nuove generazioni che entrano nel mondo del lavoro sono fondamentali per le aziende perché portano quelle competenze nuove che servono ad affrontare il cambiamento in chiave digitale. Questa digitalizzazione ormai non sta toccando più solo le aziende IT, ma sta toccando anche le aziende manifatturiere. L'Industry 4.0 significa applicazione delle tecnologie digitali all'industria manifatturiera e ai processi produttivi. Quindi secondo me le opportunità di lavoro aumenteranno per i giovani, perché fino a qualche anno fa potevano entrare principalmente nelle aziende IT, mentre oggi si aprono opportunità anche nelle aziende più classiche, e questa è una cosa positiva. Io mi sento di dire di non mollare, di ampliare, diciamo, la gamma di aziende alle quali si rivolgono, quindi di non guardare solo le aziende cosiddette innovative, ma anche le aziende classiche, a quelli che fanno, che ne so, che costruzioni, che producono la materia prima, che lavorano la materia prima, perché in quelle aziende anzi c'è più bisogno di nuove competenze e avranno più possibilità di essere valorizzati rispetto alle solite aziende IT innovative dove c'è ormai una concorrenza molto, molto alta.